che ci sono. Da dove vengono via le monete? Anche se diciamo la cosa, pronti, non c'è paura. Ecco. Bravi. Piazza dei Rivoli. Erio, una passione, una vita per la musica, e naturalmente tutti noi sappiamo chi era Erio Tripodi, un personaggio che ha dato tantissimo alla musica, non solo a livello locale, perché qui a Valle Crosia è sempre stata un'istituzione la figura di Erio, ma era, come sappiamo, ben conosciuto in tutta Italia per le sue attività, per la sua grande passione per la musica espressa in tutti i modi possibili, dall'essere lui stesso un cantante, un autore anche di canzoni, e inoltre aver messo in piedi una vera e propria collezione trasformata poi in un museo della musica, non solo della canzone ma della musica, perché sappiamo bene la quantità e la qualità dei materiali che Erio Tripodi ha saputo raccogliere durante la sua vita. Quindi conoscendo poi grandi artisti di livello internazionale, tutte queste occasioni che Erio ha saputo cogliere nella sua vita, ma tante volte le ha sapute anche creare lui stesso, noi oggi le rivivremo attraverso delle immagini, attraverso delle testimonianze. Quindi sarà un lungo spettacolo fatto di vari momenti, sia di cerimonie, sia appunto di parti musicali, di video che ci trasmetteranno le immagini di Erio, ma anche le testimonianze di molte personalità che lo hanno conosciuto e che lo ricordano sempre con grande affetto e riconoscenza. Questo credo che sia il minimo che si potesse fare per ricordare una grande figura come quella di Erio. Ma ci ha pensato in effetti la comunità di Valle Crosia a ricordare Erio, e di questo siamo molto contenti. Il comune e l'amministrazione comunale, che con questa giornata di oggi non solo vuol ricordare il personaggio, ma vuol mettere qualcosa che resti a suo nome, e quindi avremo modo di scoprire tra poco la targa con l'intitolazione di questo luogo, di questa piazza, Erio Tripodi, e un omaggio, un tributo a quest'uomo che veramente ha dedicato la propria vita a una grande passione, che è stata quella della musica e dello spettacolo più in generale. Quindi grazie a voi per essere presenti, avremo modo poi di conoscere artisti che sono venuti anche oggi per ricordare Erio.